Care volontarie e cari volontari del servizio civile, oggi si concludono per voi le attività dei programmi e progetti ai quali avete partecipato nelle sedi delle pubbliche assistenze ANPAS in tutta Italia. Ho ritenuto quindi indispensabile portarvi il saluto e l'abbraccio del mondo ANPAS e di tutte le persone che costituiscono quelle associazioni piene di entusiasmo, professionalità e umanità che avete conosciuto nel corso di questi mesi. Avete fronteggiato insieme a noi un anno tra i più complessi di quelli che ricordiamo, faticoso e purtroppo talvolta anche drammatico, fronteggiando appunto una pandemia e portando a termine il vostro impegno, soprattutto onorandolo con grandissimo senso di responsabilità che vi ha tenuti saldi nello svolgere le attività anche nei momenti più difficili, ma soprattutto nei momenti in cui le nostre comunità, i nostri territori ne avevano più bisogno. Sono convinto che questa esperienza vi accompagnerà sempre nel corso della vita e che lascerà in ognuno di voi delle tracce che si rifletteranno concretamente e mi auguro anche positivamente nel vostro partecipare ai bisogni e agli interessi delle comunità nelle quali vivrete, sempre con un'attenzione particolare nei confronti delle situazioni di maggior fragilità che necessitano di integrazione e di impegno comune. Penso che quei giovani che si affacciano e che si affacceranno prossimamente ad un'esperienza come quella del Servizio Civile Universale in una pubblica assistenza matureranno questa scelta anche grazie all'esempio che avete loro offerto precedendoli in quest'anno. L'augurio quindi è quello che possiate fare tesoro di tutte le emozioni e le esperienze che avete vissuto nel corso di questi mesi, riversandole positivamente nel vostro quotidiano, consapevoli del valore irrinunciabile dell'impegno civile e della solidarietà. Grazie per quello che avete fatto, grazie a tutti voi e buona strada.